Amici del mio Gignocca, andiamo a vedere un nuovo appartamento qui a Soho con Alex. Iniziamo dall'inizio. Ciao, Alex, ci ritroviamo, elegantissimo. Grazie, gentilissimo. Andiamo a vedere questo appartamento, dai. Sono curiosissimo di vedere un loft a Soho. Fantastico. Questo è un po' collato perché siamo a Soho. Sì, lo stesso colore delle, sì, esatto, delle pareti. Siamo su Mercer Street. Quindi è la zona conosciuta per il fashion, conosciuta per l'arte, per i colori, quindi è una zona molto particolare di Soho. Allora, ti volevo far vedere alla tua audience questo Soho Loft, quindi soffitti altissimi, perché è un building molto particolare. Nel palazzo vivono celebrità, ha comprato qui, non posso dire l'indirizzo, ma posso dire che ha comprato. Quindi abbiamo Rihanna e Robert Redford, tra le persone che sono nel building. Prego, buongiorno. Benvenuto. Grazie. L'ascensore mi va proprio in casa. Esattamente. Questo si chiama Key del Vero. Con la chiave tu entri proprio nel soggiorno del tuo loft nel cuore di Soho. E voilà, facciamo vedere da qua. È bellissimo. Sì. Soffitto altissimo, dico. Esatto. Le particolarità di questo appartamento, di tipici Soho loft, sono che queste erano originariamente manufacturing spaces, so facevano qui manifatturazioni, ecco perché questi soffitti altissimi che vedi sono circa 3 metri e mezzo, 4 metri, trasformati dai piedi, con finestre grandissime, sono edifici molto storici, che qui a New York tra sia investitori in real estate che chi colleziona arte sono veramente vanno per la maggiore. E poi mi dicevi che quando uno un VIP preferisce un loft rispetto a un edificio col portiere, col concierge. Sì, questi sono, diciamo, il tipico prodotto che come professionista del settore immobiliare ci emoziona, perché un prodotto così non lo puoi più rifare. Il building che abbiamo di fronte è del 1872, sì, l'abbiamo visto. E quindi è un building molto storico. Questo è stato completamente rifatto, ma le ossa, la location e il palazzo non può essere ripetuto, quindi c'è una storicità riguardo a questo appartamento. Fammi vedere, dai. Allora, ti porto un po' in giro. Sicuramente tutto riguarda il fatto che è uno spazio aperto, un loft, quindi qui le planimetrie, gli spazi. Bellissimo l'arredamento. Fantasioso, esatto, due tiro aperti. Allora, tutto aperto. Esatto, ci sono 6 appartamenti del palazzo più un attico di 2 piani. Tutti gli appartamenti hanno il piano completo del palazzo. Perfetto. Aperto, questa è la zona giorno, magari ti faccio vedere la cucina. Cucina aperta. Chi compra questo tipo di appartamento vuole avere compagnia, vuole sicuramente intrattenere, come si dice qui. Fare feste, insomma. Fare feste, esatto. È tantissimo spazio, sia nell'isola, sia nel retro, sia il wine fridge, per poter i vini. Tutto sono stainless steel appliances. Quindi c'è il Rinox e poi tantissimo spazio per la cucina. Ma questo lo usa anche come tavolo per mangiare, così? Questo qua è perfetto per l'aperitivo. Ah, bellissimo. Immagini che sei, diciamo, prepari per i tuoi ospiti e loro vengono per un bicchiere di prosecco, insomma. È tutto uno spazio aperto per divertirsi. Il frigorifero anche molto spazioso. Ah, abbiamo già una bottiglia di muoio. Sì. Questa è l'imprevista, ma spero che ci piaccia. Grande. Fantastico. Il resto ti faccio vedere un pochettino questa parte. Quindi tutti i mobili che vedete sono DDC, Molteni, tutti i mobili originali italiani, super high end. Le luci sono Floss, vedete Artemide, tutti i miglior brand, diciamo, molto italiani in questo appartamento, molto, diciamo, sicuramente di lusso. Il proprietario è anche un collezionatore, si dice collezionista. Così. Collezionista, bravo, ti dimentico italiano. Collezionista d'arte. Quindi per esempio i quadri che vedi di fronte a te sono venuti separatamente dall'appartamento. Pensa un po' che in questo appartamento hanno fatto anche aste di arte per vendere questa prodotta. Ma stupendo! C'è un cammino ecologico, un gas, la televisione, tutto è stato fatto, questo si chiama stile industrial chic, quindi mantiene quell'parte industriale. Chic industriale. Esatto, ma anche, diciamo, completamente rinnovato. Come vedi, i soffitti sono originali, non puoi più fare soffitti di questo tipo. Bellissimi, vedo delle decorazioni, stupende. Questo è tipico
soffitto che hai a Soho, non fanno più soffitti di questo tipo, quindi abbiamo mantenuto l'originalità, stessa cosa per i pavimenti, sono pavimenti storici, sono stati polished, quindi lucidati, diciamo, ma non toccati, non cambiati chiaramente. E allora questa parte è qui la parte da sera, passando per un disimpegno qui che puoi considerare un lounge, una seconda media room per la, come per la televisione, e qui se hai bambini, se hanno un soppalco, un soppalco, se hai ospiti da fuori città con una bella scala di vetro e anche un bagno per l'assistenza. Sì. Queste sono le due camere più grandi, possiamo partire da questa, che considero la seconda camera. Beh, a me questi soffitti alti mi piacciono tantissimo. Assolutamente sì. Quello qua da nel retro. Questo è il retro, quindi è tranquillo, sì. Non c'è caos. C'è anche il bagno. Il bagno, esattamente, con una buona dimensione. Da questa parte vediamo la master. La camera principale. La camera principale, esatto. Qui c'è un letto matrimoniale, tanto storage, e poi si conclude con il tuo bagno in suite e con doppio lavandino e tutte le comodità. Un bagno classico. Un bagno classico con marmo di Carrara. Tra poco alla fine diremo anche il prezzo. Sì, vediamo l'ultima. Sì. L'ultima camera è un piccolo disimpegno che puoi usare. Un disimpegno, sì. Il castello può essere forse più home office. Sì, ha un piccolo ufficio, sì. Un piccolo ufficio da usare. Esatto. Bellissimo, direi. Allora, andiamo vicino alla finestra. Sì. Facciamo vedere ancora un altro poco. No. Devo dire che questa veramente, ti dico come la penso, ti dà una sensazione veramente di maestosità, proprio per queste dimensioni. Cioè tu entri e dici wow, no? Il motivo per cui lo volevo far vedere a te, al tuo audience, perché si pensa a New York sempre per grattacieli, vista e questi diciamo cose che si vogliono sempre su qualsiasi video, ma questo è un appartamento proprio newyorkese. Quindi il tipico loft a Soho, forse un sogno di tantissimi che stanno qui da tanti anni e vogliono proprio... E si ascoltano anche i pompieri, così siamo convinti, abbiamo la certezza che siamo proprio a New York. A New York è la cosa. Questi sono i classici palazzi in ghisa, la vedete 1872, esatto. Di Soho, 14 sono ristoranti importanti, tra cui Cipriani e tutti tanti i miei altri. Ristoranti sono qua, ti dico di più, è una zona, e ora poi veniamo anche al prezzo e ai dettagli che so che... La tua audience sta fremendo per sapere. Questa è una zona che anche durante la pandemia è la zona che ha tenuto di più, perché è principalmente residenziale, e rispetto a Midtown e the Financial District ha meno uffici, e quindi è una zona dove le persone sono più rimaste, diciamo, è stato più a prova di crisi, come si dice, specialmente ora. Vai, Alex Carini adesso ci svela il prezzo. Il prezzo dell'appartamento, innanzitutto sono 200 metri quadri, floor through. Chiediamo 4.250.000 dollari, quindi un prezzo sicuramente direi ottimo per la zona, circa 20 metri quadri, 20.000 dollari al metro quadro per tradurla diciamo in Italia, o euro al metro quadro per tradurla in Italia. E le spese condominiali sono solo in circa 4.000 dollari tra tasse al mese. E spese condominiali. Al mese. Sì, non sono molto alte perché non ci sono i servizi di corretto, chi viene qua ha più, vuole avere privacy. Il suo spazio e non gli interessa dei servizi. Grazie Alex, vogliamo dire anche la tua email casomai? Esattamente, Alex Carini, fondatore di Carini Group, l'email è alex@carinigroup.com e Carini Group su internet e tutti i social media. Ciao Alex, grazie. Grazie.